Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo grazioso cuoricino imbottito, ideale per portachiave, per abbellire le borse, per appenderla allo zainetto, per appenderlo in macchina. Poi può essere ideale anche come bomboniera per matrimonio, nascita e battesimo. Fatto in colori sicuramente diversi, può essere comunque dei mille utilizzi. Lo ho messo come sottofondo i cuori sottotazza che trovate sempre qui sul canale, perché proprio questo è il periodo per creare questi oggettini semplici e veloci e per magari fare un regalo alla persona amata. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. Ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, mi raccomando, lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzeremo cotone numero 5 rosso, cotone numero 5 bianco, lavoreremo il tutto con uncinetto 1,75 e poi avremo bisogno un pochino di ovatta per riempirlo. Prendiamo il cotone rosso e iniziamo subito la nostra lavorazione. Facciamo un cappietto che stringeremo e non conteremo e lavoriamo 3 catenelle. Entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione e lavoriamo 2 maglie basse nella catenella. Entriamo nella seconda catenella e lavoriamo sempre 2 maglie basse nella stessa catenella. Lavoriamo una catenella e voltiamo il lavoro. Qui rientriamo nella primissima maglia che abbiamo a disposizione e facciamo 2 maglie basse, quindi un aumento nella stessa maglia. Ci lavoriamo la maglia centrale, la maglia successiva, quindi in questo caso facciamo 2 maglie basse e nell'ultimo punto lavoriamo sempre 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi entrate nell'ultimo punto e fate 2 maglie basse. Quindi dobbiamo fare un aumento all'inizio e un aumento alla fine. Qui ci ritroveremo con 6 maglie basse finali. Una catenella, voltiamo di nuovo il lavoro. Qui entriamo nella primissima maglia che ci ritroviamo e facciamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Ci lavoriamo una maglia bassa per i restanti punti. E nell'ultimo punto facciamo sempre un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Una e 2. Ci aumenteranno di 2 punti per giro, quindi avevamo 6 punti bassi, ora ne abbiamo 8. Una catenella, voltiamo il lavoro. Nella primissima maglia che abbiamo a disposizione facciamo sempre un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, fino ad arrivare alla fine nell'ultima maglia dove ci lavoreremo sempre un aumento
quindi due maglie basse nello stesso punto. 1 e 2. Quindi qui avremo aumentato sempre di 2. Una catenella, voltiamo il lavoro. Nel primissimo punto facciamo sempre 2 maglie basse. Ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Quindi nel giro precedente erano 10, ora in questa riga diventeranno 12, perché dobbiamo fare un aumento all'inizio e un aumento alla fine. Qui, arrivata all'ultimo punto, ci lavoriamo sempre una e una, due. Quindi avremo 12 maglie basse. Continuiamo così, facendo una catenella, voltando il lavoro, lavorando nella primissima maglia sempre un aumento. Quindi da 12 passeremo a 14 maglie. Arrivati qui all'ultimo punto, lavoriamo sempre 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi faremo l'ultimo aumento. Una catenella, voltiamo il lavoro. Nella primissima maglia che ci ritroviamo, lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2, quindi aumento all'inizio, aumento alla fine. Dobbiamo salire, quindi aumenteremo per ogni riga di 2 e ci dobbiamo fermare quando arriviamo a 24 maglie basse totali. Se voi volete fare un cuore più grande, potete continuare qualche riga in più, quindi 26, 28, 30. Se volete fare invece un cuore più piccolino, vi fermate prima. Quindi, facendo sempre aumento all'inizio e aumento alla fine, dobbiamo ottenere con questa lavorazione, fermarci quando arriveremo a 24 maglie basse. Quindi continuiamo a fare un aumento all'inizio, uno alla fine e maglia bassa su maglia bassa. E ci ritroviamo con le nostre 24 maglie basse totali. Arrivati a 24 punti bassi, ci rialziamo con una catenella e lavoriamo punto su punto. Quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa senza fare nessun aumento. Quindi dobbiamo lavorarci 24 maglie basse. Arrivati qui alla fine, ci rialziamo con una catenella e facciamo un'altra riga punto su punto. Quindi ci lavoriamo anche in questa riga 24 maglie basse. Lavorata la seconda riga di punto su punto, qui ci rialziamo con una catenella e dobbiamo lavorarci la metà di questi punti, quindi 24 diviso 2 fa 12. Quindi se voi state facendo un cuore più grande, il totale, un esempio, 26 diviso 2, 28 diviso 2, 30 diviso 2, dovete calcolarlo e iniziare a lavorare il totale che avete. Io in questo caso lavoro punto su punto 12 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Qui mi rialzo con una catenella e volto il lavoro. Rientro nella prima maglia in assoluto che mi ritrovo, prendo il filo e non chiudo, entro nel secondo, prendo il filo e non chiudo e chiudo insieme, quindi ho fatto la prima diminuzione. Mi lavoro maglia su maglia fino ad arrivare alla fine, dove farò la stessa cosa, farò un'altra diminuzione. Quindi da 12 passeremo a 10, 10 punti finali. Qui ci sono gli ultimi due punti, prendo il primo, entro, prendo il secondo e chiudo insieme. Mi rialzo con una catenella, volto il lavoro e rifaccio la stessa cosa. Entro nel primissimo punto, prendo il filo, entro nel secondo, prendo il filo e chiudo insieme. Mi lavoro maglia su maglia e dall'altra parte farò sempre la stessa cosa, prenderò gli ultimi due punti e li chiuderò insieme, quindi farò un'altra diminuzione. Qui abbiamo gli ultimi due punti, facciamo 1 e 2 e chiudiamo insieme e siamo arrivati a 8 maglie. Una catenella, voltiamo il lavoro. Entriamo nel primissimo punto e nel secondo punto, chiudiamo insieme, ci lavoriamo le altre maglie fino ad arrivare alla fine, quindi agli ultimi due punti. Qui 1 e 2, chiudiamo insieme, una catenella, voltiamo il lavoro. Ora questa è l'ultima riga, dobbiamo ottenere in totale, quindi il totale finale, di 4 maglie. Quindi entriamo nella prima, prendiamo la seconda e realizziamo una maglia, contiamo 2, 3 e queste sono le ultime due, entriamo nella prima, entriamo nella seconda e ci chiudiamo 4. Quindi questa è la fine della prima parte del cuore. Qui possiamo tagliare il filo lo agganciamo stringiamo e poi questo lo nasconderemo nelle maglie. Ora dobbiamo fare la seconda parte. Prendiamo il filo e ripartiamo dal punto a fianco a quello lavorato. Ci prendiamo il filo all'interno, facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Quindi abbiamo realizzato la prima maglia bassa. Lavorandoci la codina del filo che abbiamo inserito, continuiamo e facciamo sempre le nostre 12 maglie basse, come abbiamo fatto dall'altra parte. Ce la lavoriamo la codina per un pezzettino, dopodiché la eliminiamo perché poi la possiamo tagliare e continuiamo la nostra lavorazione. E dobbiamo fare esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi dobbiamo fare le diminuzioni, una diminuzione da una parte e una diminuzione dall'altra, fino ad arrivare alle 4 maglie basse finali. Quindi qui riprendiamo la lavorazione e facciamo come abbiamo fatto. Quindi entriamo nel primo, entriamo nel secondo, chiudiamo insieme. Maglia bassa su maglia bassa, e le ultime due le chiuderemo sempre insieme, quindi faremo un'altra diminuzione. Qui
qui abbiamo le ultime due maglie, però ve ne accorgete tranquillamente perché ci sono le catenelle. Prendiamo la prima, prendiamo la seconda e le chiudiamo insieme. Quindi da qui in poi continueremo come appunto abbiamo lavorato questa parte e ci rivedremo alla fine della lavorazione. Arrivati alla fine della lavorazione ci ritroveremo con il nostro cuoricino. Quindi lo mettiamo dal dritto, perché come sempre vi dico, quando il filo di partenza è sulla nostra sinistra, la lavorazione è dal dritto e ne dobbiamo fare uno uguale. Io in questo caso l'ho già preparato, deve essere uguale e l'ho sistemato anche dal dritto. Quindi questa è la parte dritta e questa è la parte dritta. Lo dobbiamo sovrapporre uno sull'altro, in questo caso così, e con lo stesso filo di lavorazione iniziamo a unirlo, unire le due parti. Quindi entriamo nell'ultimo punto dall'altra parte, ci tiriamo il filo all'interno della solina e cominciamo punto su punto a unire le due parti con delle maglie basse. Quindi cerchiamo di prendere gli stessi punti da una parte e dall'altra ed eseguiamo le nostre maglie basse per tutta il perimetro del nostro cuoricino. Così. Qui prendiamo la parte centrale, e continuiamo dall'altra parte. Sempre prendendo tutte le due parti, mi raccomando. Se vi può venire più facile, lo potete sistemare sovrapposto con dei marcapunti oppure con degli spillini, però vi assicuro che siccome è piccolino non viene complicato questo lavoro. Così, dopo aver passato quasi tutto il cuoricino, ci fermiamo e lo iniziamo a imbottire da una parte. Quindi prendiamo l'imbottitura e lo riempiamo. Questo lo potete utilizzare anche senza imbottitura o con poca imbottitura, anche per un rifinimento di qualche borsetta, quindi se volete fare un ciondolino per qualche borsa è anche un'ottima idea. Cerchiamo di entrare e di posizionarla, quindi col dito sistemiamo l'imbottitura all'interno. Quanto poi lo volete fare imbottito e che sia sistemata in modo uniforme. Dopo che abbiamo raggiunto ciò che poi ci piace di più, quindi più o meno imbottito, continueremo
la cucitura, sempre con maglie basse. Quindi riprendiamo la lavorazione sempre maglia su maglia, quindi prendendo tutte e due le parti. Fino ad arrivare alla fine del giro, quindi lì dove siamo partiti. Qui, arrivati al punto finale, chiudiamo con maglia bassissima, sistemiamo l'imbottitura all'interno, anche qui dove abbiamo fatto l'ultima cucitura, e siamo pronti per il secondo passaggio, quindi rifinimento con il cotone bianco. Dopo aver tagliato il filo è nascosto fra le maglie e quindi poi tagliato, prendiamo il cotone bianco, quindi facciamo la nostra rifinitura. Io partirò da questo punto, voi potete partire da qualsiasi punto. Faccio 1 e 2 catenelle, entro nel punto successivo cercando di lavorarmi anche la codina di inizio lavoro. E faccio passare il filo con maglia bassissima, quindi all'interno della solina. Volevo fare un contorno come quello che ho fatto per i cuori sotto tazza, che infatti mi fanno da sfondo oggi. Quindi faccio sempre, scusate, 2 catenelle, 1 e 2, entro e faccio passare il filo e lo faccio passare all'interno della solina. Qui un pochino mi sta venendo complicato, però vi assicuro che non è per niente complicato. 2 catenelle, 2 catenelle. Entro nel punto successivo e faccio passare il filo all'interno. Catenelle, entro nel punto successivo, faccio passare il filo e poi lo faccio passare all'interno della solina, così. Quindi ci darà questo effetto. Nel frattempo la codina già l'ho bloccata, quindi continuo senza bloccare più la codina, che possiamo eventualmente tagliare, quindi la eliminiamo dalla lavorazione e continuiamo così, e ci rivediamo in questo punto per vedere come lavorare la parte appunto centrale di sopra. Arrivati qui nella parte centrale, abbiamo 1, 2 che è il punto centrale e 3. Entriamo nel primo punto facendo una maglia bassa, un attimino
entriamo nel punto centrale, che è questo, facendo sempre una maglia bassa, e da qui facciamo partire le catenelle per fare il cappiettino da inserire o nel portachiave oppure per appenderlo. Quindi voi lo potete fare più o meno grande. Io lo farò con 10 catenelle, quindi ne ho fatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rientro nello stesso punto e mi faccio un'altra maglia bassa. Quindi lavoro sempre un'altra maglia bassa. Prendo il filo e mi lavoro la maglia bassa. Entro nel punto successivo, che è questo, mi lavoro la maglia bassa. E nel prossimo punto mi lavoro la maglia bassissima ed è qui mi faccio ripartire le catenelle e continuo sempre la lavorazione che ho appena fatto. Ora vi faccio vedere la parte centrale. Qui c'è il cappiettino, come vedete, e la parte lavorata. Ora continueremo questa lavorazione dall'altra parte, ci chiuderemo e ci rivedremo alla fine con il nostro cuoricino pronto. Quindi continuiamo la stessa lavorazione, 2 catenelle chiuse nella maglia successiva con maglia bassissima e ci rivedremo alla fine. Arrivati qui all'ultimo punto, ci chiudiamo alla base del punto iniziale con maglia bassissima e tiriamo il filo e lo possiamo tagliare. Lo tagliamo, lo agganciamo. E lo facciamo passare fra le maglie per poi tagliarlo. E lo taglieremo, scusate, me ne sono andata fuori però. E il nostro cuoricino è pronto. È un'idea veramente carina per poter fare un regalino, per appenderlo nella borsa, comunque è per fare un portachiavi e quindi per appendere, per portarci le chiavi con il cuore dietro. Lo potete fare di tutti i colori, quindi vi potete sbizzarrire come più vi piace. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto e io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.